Ciao a ciao a tutti! tutti! Ma non dovevi parlare come me? Vabbè, ciao a aspetta, tutti! Facciamo. No, ciao a va tutti di bene, nuovo! va bene. Non lo so faccio! Benvenuti in questo nuovo video! Allora, oggi, sperando che l'audio si senta, oggi siamo qui dopo un sacco di anni, un sacco di tempo che dovevamo fare questo video, in cui rispondiamo alle vostre domande, quindi adesso rispondiamo. Allora, io le faccio e poi diciamo che allora, rispondiamo. Dobbiamo leggere insieme. No, rispondi... No, io e poi rispondiamo insieme. Però voglio ok. Allora, la prima domanda è di Ginevra. Come avete scoperto che vi piacevate a vicenda? C'è qualche aneddoto divertente o meno sulla vostra storia? Che vergogna. Allora, come abbiamo scoperto? Nel tempo. Nel tempo, perché eravamo compagni di classe, quindi è stata una cosa... Cioè, io a me piaceva sempre. Era carina. Com'era? Era carina, tutta particolare. Dire che ero carina, perché sennò è una cosa basata sull'aspetto fisico. No, è carina proprio come persona, in generale, proprio come carattere. Sì, era fa carina, mi vergogno. No, comunque sì, era molto carina, tutta sulle sue la maggior parte delle volte. Vabbè, poi col tempo con i capelli cespugliosi. Poi siamo diventati migliori amici e da lì vabbè, mi sono resa conto che, almeno io, che la sua presenza era indispensabile, che sia migliore amico, che sia altro. Poi lui mi ha dato un bacetto e ci siamo fidanzati. Cioè, non proprio così. Vabbè, dai. Cioè, un po' complessata la situazione, però va bene, cioè, nel tempo poi è andato in questo modo. Allora, Caterina ci chiede... Non mi voleva in realtà. Non è vero! Avete mai litigato per qualcosa di grave? Un bacio. Un bacio ce lo dobbiamo dare? No, no. Te lo mandiamo a te. Non abbiamo mai litigato per qualcosa di grave. Allora, Alex ci chiede, quando vi siete veramente parlati per la prima volta? Ciao, sono Romolo Fassataro, faccio sì. Il primo superiore con te. Sì, è in classe perché... All'appello. All'appello, sì. Dove vi siete incontrati per la prima volta? Da quanto tempo state insieme? Racconta il giorno in cui ti ho presentato i miei. Oh. Ma non c'è stato, perché era, dato che eravamo compagni di classe, cioè lui... È stata molto semplificata sì, la situazione. Sì, perché li conosceva già, quindi... Molto, molto bene, così. Consiglio di fare così. A tutti quanti. Quando vi siete innamorati, dove e com'era l'amore a prima vista? Non è stato amore a prima vista, ci sono voluti 6 anni per capirlo. Cioè ci sono voluti 6 anni per convincerla. No, 4. Per convincerla. Non è vero, dai, 4. Sì, dai, ero troppo carino, però non mi voleva nessuno. Non è vero, amore, no. Con la cresta. Poi, no, così continuiamo. È stato, ecco, vedi una domanda più. Che cosa? Camilla ci chiede, è stato amore a prima vista o c'era già un'amicizia di fondo? Siamo stati per 4 anni. Siamo cugini. Sì, perché ci hanno chiesto se siamo cugini. Vabbè, no, non siamo cugini. Forza, non si sa mai. No. Non facciamo essere cugini, non c'è nemmeno mezzo legame di parentela. Vabbè, siamo cugini forse. Dai, che poi la gente pensa cose strane. No, c'è stato 4 anni di amicizia bella profonda, quindi... Come avete fatto a trasformare una forte amicizia in qualcosa di più? Non avevate paura di rovinare tutto? Allora, forse entrambi avevamo troppo questa paura, cioè dal mio punto di vista... Io avevo un sacco paura di rovinare il nostro rapporto perché era troppo bello il nostro rapporto, anche se non eravamo qualcosa di definito, tipo amici, migliori amici, non lo so che cosa eravamo, però eravamo troppo in sintonia e lui era troppo importante come presenza nella mia vita, quindi non volevo che trasformando il nostro rapporto in qualcos'altro si potesse rovinare. Per quanto mi riguarda, io credo che non si possa, diciamo... dare una regola ai sentimenti, quindi io l'ho vista più come un'evoluzione del rapporto di amicizia che c'era prima, quindi per me è stato molto naturale. Poi, ma non è vero niente, cioè, ma sei tutto complessato. Vabbè, era complessato cioè, perché adesso, pensavo che tu non lo ricambiassi. Esatto, adesso possiamo dire che è stata una cosa fluida, ma in realtà non lo è stato per niente perché... Ma la mia paura era da parte tua, non da parte tua. La mia paura era da parte tua, quindi... Vabbè, come si... Poi, da quanto state insieme? Non abbiamo una data. Da 3 anni. Circa 3 anni, diciamo. Sì, 3 anni. Dove vi piace andare e cosa vi piace di più fare quando passate del tempo insieme? Perché dici?
Così. Allora, dove ci piace andare? Rispondi a qualcosa pure. Allora, certo, allora ci piace andare intanto, soprattutto in posti, diciamo, nella natura. Sì, andiamo il mare, la montagna, sì. Il mare e la montagna insieme. Sì, sì. La collina, perché la collina è diversa dalla montagna, se no si arrabbia. Sì, è vero, ci piace andare in posti naturali, non ci piace andare. Al Mac. Dove si mangia. È vero. Con l'Atenino. Dov'è? Quanti anni di differenza avete? Mi saluti, mi chiamo Martina Borni, un bacio anche a te. Allora, ciao, un bacione. Sì, ma io devo dare il bacio, tu no. Io non do il bacio. Quanti anni di differenza abbiamo? Sinceramente sono io il più grande. Ma è vero. Lui, io sono aprile 98, lui è agosto 98, quindi abbiamo quasi 4 mesi di differenza, sono più grande, se dobbiamo proprio dirlo. Allora, Vittoria Grassi ci dice, ciao Marina, cosa ti piace di più di Romolo fisicamente e caratterialmente, e a lui cosa piace di più di te? Quindi una cosa fisica e una cosa caratteriale. Ok, bacioni, ti adoro, sei bellissima, grazie. Caratterialmente la sua premura nei miei confronti, cioè nel senso tipo il preoccuparsi se sto sempre bene, perché è sempre stata una cosa proprio così, cioè anche quando eravamo amici lo faceva, quindi è una cosa proprio che fa parte di lui in generale verso gli altri, ovviamente in particolar modo verso me. Ah no? Certo. Ok. Poi... fisicamente una cosa, cioè non è solo una, non lo so. Tipo, allora, le prime due cose che mi sono piaciute di lui proprio assai erano le fossette, quelle quando sorride, e le mani. Proprio io sono in fissa con le sue mani, mi piacciono. Ma non le devi fare vedere, stai giù. Cioè, le sue mani mi piacciono da morire, proprio assai. È stata proprio la prima cosa insieme alle fossette. E poi, vabbè, come tutti dicono, dal proprio fidanzato gli occhi. Ma gli occhi non è che sono lo specchio dell'anima. Non sono molto tranquilli i miei occhi. Comunque, invece... E poi le labbra. Le labbra mi piacciono molto. Comunque... Mi tocchiamo. No, tocchi. Comunque, invece... mi sono dimenticato la domanda, sono in una cosa fisica, la cosa caratteriale è la sua sensibilità e la sua fragilità, davvero, proprio tanto. Anche la fisica. Anche la tua vitalità, però è anche meteoropatico, quindi cioè, dipende dai giorni. No, però davvero un animo così sensibile, quindi però mi vergogno proprio a dire queste cose ad alta voce. E devi semplificarle senza andare troppo. Va bene, hai ragione. Ok, e poi invece fisicamente mi piacciono moltissimo. Tipo proprio nel senso piace... la prima cosa, capito? Io ho detto proprio la prima cosa che mi è piaciuta di te. Mi piacciono le sue guanciotte, le sue labbra, il suo nasino. Ma scusa, tutto! Il piccolo cosino che c'è sull'orecchio. Dai, non sì, tu, uno. Vabbè, comunque. Cosa che più ti piace? Tu. Davvero? Il sorriso, proprio generale tutto. Domanda per entrambi, da dove è nata la passione per la natura? Volevo chiedervi se la cultura nativa americana ha influito sul vostro modo di vedere le cose, natura inclusa. Allora, lui è molto così... spirituale. Sì, lui è molto... la passione... Che è successo? La passione per la natura io ce l'ho sempre avuta, fin da piccola. Infatti papà mi portava sempre in campi, mare, spiagge, così. E quindi per me erano i posti migliori dove passare le mie giornate. Quindi sono molto legata alla natura proprio da quando ero piccola, e il poter vivere una cosa così bella che mi riempie l'anima di felicità insieme alla persona che amo, che guarda caso sei tu, è bellissimo. Quindi per questo ci vedete sempre in posti così. Per quanto mi riguarda deriva da mio padre principalmente, ma diciamo che... Sì, ma non è che mi devi copiare però, alle manciotte, alle manciotte, papà... Mio padre aveva gli struzzi, vari animali... Cavalli. Vabbè, questi animali però. Cavalli. Dai, oh. No, non si dice. Però diciamo che è sempre stata appassionata al mondo bucolico e agreste. Ma dai, non capisco una cosa. Bucolico e agreste. E quindi per questo, perché me l'ha trasmessa la mia famiglia, ecco, principalmente mio padre. Martina ci chiede, avete una vostra canzone? Allora. Sì. Di una in realtà, no, per due. Ci piace Marinella di Andrea? No, nel senso una vostra, non una canzone che apprezzate, ma una canzone in cui vi rivedete. Allora, Marinella, sì, vabbè,
Era povericcia. Vabbè, io personalmente l'ho messa anche in un video che ho dedicato. C'era quello di One Direction che non mi ricordo mai il titolo. Io gliel'ho dedicata, gliel'ho fatta conoscere, e per quanto lui non sia super appassionato come me di gruppi così britannici, i Five Gold Fly. No, vabbè, questa non so. E anche Alpha Arts. Questa è l'altra. Queste due. Forse Alpha Arts è stata proprio la prima, perché te l'ho fatta sentire quando ancora eravamo super amici. Sì, quella con la pioggia. Sì. Ma che carino che sei ricordato. Non mi ricordo mai i titoli. È tipo di 6 anni fa. Sì, ma non mi ricordo i titoli. Questo è un problema. Allora, Marta Simeoni ci chiede: pensate mai ad un futuro insieme? Sì. Sempre. In realtà. Emma Palmesino ci chiede: a quanti anni il primo bacio? No, cioè, fra noi due. Cioè, penso. Fra noi due a 18. 18. 18. 18, sì. Nell'estate, dico. Sì, quasi 19, devo fare. Ok, sì, no, 18, 18. 18, sì, 18. Poi, i vostri generi musicali e artisti preferiti? Immagino che a Romolo piaccia il rock. Tra le altre cose. Ma, cioè, che mo', dobbiamo stare calmi con queste... No, vabbè, mi piace il rock, mi piace l'hard rock, mi piace l'heavy metal, mi piace... il pop mi piace, no, ma io vabbè, a me piace tutto. Io sono un po' più selettivo, mi piace più il cantautorato italiano e quello anche straniero. Mi piace la musica indie, pop e basta. Il resto l'ascolto, ma non mi esalta più di tanto. Ecco. Romolo, descrivi con 3 aggettivi Marina, e Marina, descrivi con 3 aggettivi Romolo. Vabbè, l'avevo detto prima un paio: sensibile, fragile, e poi anche perché piena di vitalità. Come si dice? Vitalità. non lo so, cioè, non lo so, tipo, capito? Iperattiva, ecco, possiamo mettere iperattiva, che gli piace fare un sacco di cose. Sì, questo sì. Allora, tu invece metterei premuroso, coraggioso e leale. Grazie. Ma se facciamo tipo 2 video, perché? Tipo parte 1 e parte 2, perché 16 minuti... 16 minuti sono un po' troppi, ne? Ok, allora questo video finisce qui. Per la seconda parte stay tuned sul mio canale. Stay tuned. E dagli un bacino. A chi? Alla fotocamera. Potevo avvicinarmi di più. No, vabbè, dai. Dove vai? Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Saluti.